Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, santa sera a tutti, vigilia di San Giovanni Battista Viola, Verus Sordo, con il carissimo amico, grande professore Martino Mora, per questa seconda diretta. Ringrazio caramente come Presidente Nazionale di Crociata Cattolica della sua grande disponibilità, Figurati, perché grazie a te. ho avuto ottimi complimenti dai miei soci. Non se ne sono scappati, non li ho persi, meno male, per ora non se ne sono scappati. Però ancora non l'ho fatto vedere il video, il primo video la sera, quindi ancora non si può dire praticamente. Però quelli che l'hanno visto sul canale sono rimasti molto felici, quindi praticamente questo è Va bene, un buon mi fa riscontro. piacere. Compresa Antonina, che è rimasta scioccata, però poi praticamente si è iscritto ufficialmente. E a ti ringrazio, eccetera. Allora, continuiamo questo percorso con due articoli che mi hanno molto colpito. Prima di tornare sulla questione Bergoglio, Ratzinger, Wojtyła, andiamo alla radice del problema e stasera voglio trattare con te l'argomento: chi è il prete modernista? Chi è il prete modernista? Cioè, praticamente una descrizione del prete, perché è un problema di formazione, perché sono convinto che qualunque persona si mette adesso al vertice, oppure praticamente in una parrocchia, eccetera, praticamente non si risolve il problema se non si capisce la radice del problema. E tu l'hai scritto in due articoli molto interessanti. Sì. Uno, che io conservo tutto, una delle cause più gravi della decadenza del cattolicesimo, anche e soprattutto del chiacchiericcio sentimentalista privo di contenuti, sta nell'ignoranza dei preti. Abbiamo preti veramente ignoranti. Quando non sono apertamente tratti dalla malizia, le loro prediche e le loro affermazioni sono sempre più vacue, buoniste e dolciastre, perché fai da chi non conosce più la dottrina cattolica. Questo è il problema serio, e tu l'hai centrato, Mattia, e non la conosce per il principale motivo che in seminario non gli è stata insegnata. Ecco qui, questo è il problema. I preattuali, Certo. anche sessantenni, sono stati formati da superiori modernisti, maligni e colpevoli, che la dottrina invece la conoscevano, ad una versione del tutto emotivista e sentimentalista della fede, in cui contenuti teologici e dogmatici, anche quando non negati apertamente, come nel caso del comunismo folle, sono stati ridotti al minimo. Bravissimo. Abbiamo una massa di cattolici ignoranti, anzi ignorantissimi, anche perché formati da preti ignoranti, a loro volta formati in seminari nei quali da qualche decennio non si insegna più la dottrina, ma un chiacchiericcio sentimentalista per minus habensis intellettuali. Il coadino seminalfabeta, al quale ha stato insegnato il Catechismo di San Pio X, conosceva la dottrina cattolica media di alcuni preti oggi. Naturalmente la vacuità intellettuale dell'attuale clero, la sua sconcertante superficialità, anche quando non è apertamente maligna, come invece è quella del principale inquilino del Vaticano e alcuni altri, rimane gravemente colpevole. La religione qui crede infatti come la legge, come nessun cittadino. Cominciamo da qui, magari non mettiamo Sì, troppa carne al fuoco tutta. va, 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 sì, Cominciamo da qui. Allora, possiamo dire questo, secondo me, che in seminario non insegnano più la dottrina che insegnavano una volta. A parte il fatto che insegnano anche delle aperte eresie, da quello che mi risulta, persino legate all'omoerotismo, al gender, però vabbè, questi sono forse casi estremi. Sicuramente impostano tutto su una visione umanitaria, umanitarista molto più che cristiana, e non insegnano più la vera dottrina. Non insegnano più la vera dottrina. Per cui noi vediamo che ci sono queste prediche che sono alla fine inconsistenti, perché da una parte non ricordano la dottrina ai fedeli, dall'altra parte sembrano non prendere mai posizione su quelle che sono le Bravo, vere questioni dell'oggi, bravo. quindi né dal punto di vista, diciamo, della formazione della fede, né dal punto di vista del mettere come potremmo dire, di attenzionare quella che è la realtà attuale, a meno che non si parli di immigrazione, allora lì sono bravissimi, ma insomma non vengono più affrontati i problemi. Sono preti ignoranti, soprattutto quello delle ultime generazioni, con delle eccezioni ovviamente, perché nei seminari sistematicamente hanno dimenticato o comunque annacquato, presentano una visione annacquata della dottrina di sempre, e quindi i preti in definitiva non hanno più la formazione che avevano una volta.
Come dicevo, chi sono stati i principali responsabili? I principali responsabili sono stati quei sacerdoti e soprattutto quei vescovi e quei cardinali e quei pontefici che avevano conosciuto, no, la dottrina di sempre, che erano stati formati in seminario sulla dottrina di sempre e che a un certo punto hanno deciso di non trasmetterla più, anche perché trasmettendo la dottrina di sempre ci si sarebbe accorti che insomma qualcosa non quadrava perché sostenevano delle cose che erano in contraddizione con questa dottrina di sempre. Inoltre c'è stata sicuramente una perdita della fede da parte del clero, cioè oggi il clero, chiamiamolo modernista o neomodernista, il clero conciliare in parte, in buona parte non ci crede più. Bravo. Ma non è solo un problema di fede, ma è anche un problema di ragione. Cioè, alla fine, la dimensione del logos, la dimensione della ragione, che non è una ragione individuale, individualista, per cui ognuno, sul modello del libero esame giudica le cose come meglio crede, ma è una ragione che deve aderire a quella verità superiore che, la fede gli offre. La fede però ha dei contenuti dottrinali. Allora, questi contenuti dottrinali, sono rinvigoriti. E sono in parte dimostrati, in parte, attraverso la ragione. Ad un certo punto si decide invece di puntare o su una forma di fideismo, per cui alla fine la ragione non c'entra più, che poi inevitabilmente decade, come è accaduto nel mondo protestante, in un sentimentalismo, in un emotivismo, cioè in una religione senza contenuti, in cui la povertà della fede di queste nuove generazioni di sacerdoti, che tra l'altro sono sempre meno, perlomeno in Occidente, ma comunque con una fede molto, mo molto tenue, ma anche perché i contenuti, che in parte sono sovrarazionali, ma in parte sono razionali, sono sempre minori. Quindi fondamentalmente c'è una crisi della fede, innanzitutto, ma è anche una crisi della ragione. E questo porta a cadere nel sentimentalismo, nell'emotivismo, nel sentimentalismo, nel santo subito, nella festa dei Papa Boys, nell'andare tutti a San Pietro a fare un bel applauso. Ma poi alla fine cosa c'è dietro? Che sostanza c'è dietro? Non c'è niente, non c'è niente, perché non c'è più la dottrina. E come la vera dottrina si insegna pochissimo nelle parrocchie, per cui questi ragazzini fanno catechismo, ma alla fine è tanta chiacchiera umanitario, umanitarista, gli si insegna a essere buoni cittadini, fare la raccolta differenziata, magari un po' di carità, non fare del male alle persone, fine tutto lì. Così allo stesso modo, a un livello più alto, ma anche non particolarmente diverso, anche nei seminari non si insegna più la dottrina, non si dà più un insegnamento legato ad una dottrina certa, e quindi naturalmente poi la formazione di questi preti è una formazione che sul campo si rivela inconsistente, si rivela inconsistente. Per cui se fanno delle prediche o non sono prediche cattoliche o sono prediche veramente di un livello molto basso, no? Melense, buoniste, legate al sentimentalismo, legate che non è poi la carità, perché non bisogna fare l'errore di confondere Oppure, sentimentalismo con la carità. Vogliamoci tutti bene, non è la vera carità, bravo, vogliamoci tutti bene. bravo. È perché in nome Oppure del vogliamoci tutti dici, bene, ad esempio, io devo tacere se una persona, secondo me, si comporta male o comunque fa delle cose che non sono, non lo posso neanche ammonire perché ci dobbiamo volere tutti bene. bravo. Quindi si tratta semplicemente di un volerci bene che superficialmente può apparire carità, ma poi invece non c'entra nulla né con la fede né con la carità. Ti volevo dire, molto molto spesso questo praticamente porta, questo volimoci bene, eccetera, a una sorta di dabbasciamento, di rammollimento totale praticamente, che praticamente si accetta qualsiasi tipo di comportamento e cosa c'è, cioè per la buona convivenza generale. E soprattutto, tu hai continuato a dire, giustamente in questo bellissimo posto, la religione perché crede infatti come la legge. Come nessun cittadino giustifica l'ignoranza della legge quando la viola, allo stesso modo nessun fede giustifica l'ignoranza crassa dei contenuti dottrinali della propria fede.
Ma se l'ignoranza di un cittadino è pur sempre meno grave di quella di un giurista che non conosca la materia che deve insegnare o fare rispettare, così l'ignoranza è clara rispetto a quella dei semplici fedeli e supremamente colpevole. Ecco, vorrei che tornasse su un concetto di San Pio X e lo spiegassi bene a tutti, Martino. L'ignoranza è inescusabile, questo diceva San Pio Sì, lo diceva X. anche San Tommaso d'Aquino, E lo diceva anche che San Tommaso. in Spiegalo fatto di bene, eh. religione l'ignoranza è un po' come nella legge, no? Come non è scusata. Io commetto un reato, no? Non posso poi, mi vengono a prendere e dire, ah, ma scusate, io non sapevo che quello fosse reato. Non si può scusare l'ignoranza della legge. Allo Bravo. stesso modo, non si può scusare per una persona che si definisce religiosa, cattolica e fedele l'ignoranza della religione. Bravo. Naturalmente non è che dobbiamo tutti diventare grandi teologi, perché grande teologo non lo sono nemmeno io, non lo sei tu, eccetera. Però almeno avere, diciamo, conoscere l'essenziale della propria fede, cioè ha dei contenuti questa fede, no? Ha dei contenuti. Quindi a conoscere l'essenziale. Conoscere l'essenziale, altrimenti se non conosci l'essenziale diventa un'ignoranza colpevole. Non è che tu ti dici cattolico e non sai niente, allora vabbè, allora a maggior ragione se sei un prete, ovviamente, non sai le cose. Allora io non so se ti ricordi, qualche anno fa, io sono rimasto abbastanza sconvolto, hanno intervistato dei preti in zona Vaticano, Piazza San Pietro e via limitrofe, tutti i sacerdoti, e li hanno intervistati chiedendoli, erano le Iene, mi pare, i 10 comandamenti. La stragrande maggioranza di questi sacerdoti non ha saputo rispondere, cioè non conosceva i 10 comandamenti. Questa è solo la cosa più evidente, perché poi i 10 comandamenti sono un aspetto essenziale su cui poi si innesta molto altro, no? Ma avere dei preti a Roma, in Vaticano, che non conoscono i 10 comandamenti, dice, ma noi non ci ricordiamo a memoria, ma noi non ci ricordiamo l'ordine esatto, li sbagliavano. Ma allora, ma come fai a essere prete e non conoscere i 10 comandamenti? O che ne so, i 7 peccati capitali? O cose di questo tipo? Cioè, tu, come prete, hai il dovere di conoscere i 10 comandamenti. Ecco, questi non conoscono i 10 comandamenti. Allora, è un'ignoranza? Sì. È colpevole? Sì. Perché tu, in Bravo, quanto prete, non puoi non conoscere i 10 comandamenti, no? Come Verdone, no? In quel film in cui dice, non ti ricordi più neanche i fondamenti del mestiere, no? Al prete che non si ricordava, no? Di Ponzio Pilato, no? Ecco, quello che Cristo diceva, mi pare, a Ponzio Pilato, dice, tu non ti ricordi nemmeno i fondamenti del mestiere. Questi sono preti che non conoscono i fondamenti del mestiere, del tutto impreparati, non conoscono i 10 comandamenti. Uno dirà, beh, ma insomma, uno può... non dipende da, Bergoglio direbbe, non dipende dal fatto che sappiamo i 10 comandamenti, se siamo o no buoni preti. Allora, non basta sapere i 10 comandamenti per essere buoni preti, ma è l'ABC, no? Bravo. È l'ABC. Bravo. Quindi, non sapere i 10 comandamenti, vedere dei preti che sistematicamente davanti alle telecamere non conoscevano i 10 comandamenti, cascano le braccia, cascano le braccia. Perché Quindi, praticamente quello che sto dicendo anche ai miei soci, anche a tutti quanti, Martini, cioè io noto una cosa, e questo lo dico e tu l'hai sottolineato prima, per quanto riguarda le omelie, cioè le omelie dei preti che dicono la messa tridentina, tu sai che io vado tutti i giorni alla messa tridentina, e nelle varie catacombe, e le omelie dei preti che dicono la messa di Paolo VI, sì, trovi qualche concetto in più, però la formazione è la stessa, è sociologica, sì, è possibile, però psicologica. io devo notare che qui a Milano c'è una notevole, adesso non so da te, ma a Milano c'è una notevole comunque superiorità intellettuale e dottrinale dei preti che dicono la messa tridentina. Io invece Cioè, praticamente alla sta messa cosa, tridentina trovi un prete che ti spiega la dottrina. Alla messa nuova trovi dei preti che, tranne rarissimi casi, fanno chiacchiera. Fanno chiacchiera. sì. Magari qualcuno è un po' meno Io non la seguo da tanti anni, menefreghista degli però. altri, ma fanno chiacchiera, cioè non dicono nulla di... Si capisce che non c'è scienza, non c'è dottrina e non c'è conoscenza della religione. Quindi non si capisce che cosa, perché non affronta, i temi caldi non li affrontano.
di attualità perché hanno paura. A meno che non sia l'immigrazione, allora dicono il contrario di quello che dovrebbero dire. Oppure, perché dicono accogliamoli tutti. Se si parla invece di formazione dottrinale, di spiegare ciò che è giusto, ciò che non è giusto, oppure semplicemente di spiegare le letture, il Vangelo e via dicendo, sono molto, molto superficiali. Invece ho notato, anche se magari da te questa differenza c'è meno, che qui a Milano i preti che dicono la messa tridentina non saranno sicuramente perfetti, però hanno una preparazione nettamente superiore. Cioè io la domenica concetti sociologici, psicologici, cose c'era, ma mai una proprio di teologia pura che porta al Signore e tutto ciò. Cioè formazione conciliare totale e soprattutto praticamente, a mio cioè, io devo testimoniare questo, l'ultimo omelia veramente che mi ha scardinato, che mi ha scosso, perché l'omelia poi deve praticamente scuotere, che mi ricorda ancora. È stata praticamente, guarda, mi ricordo anche la domenica 7 giugno 2020, quando andai a sentirmi la messa ad un corso di Tor. Cioè, praticamente io è un anno che non sento un'omelia che mi scardina l'anima, che mi scardina il cuore. Cioè, questa. Ma anche nella confessione sono così, eh? Confessarti da un prete non ti dà mai un aiuto, Sì, no, no, ti lascia assolutamente, parlare no. No, e mai, mai, mai. non... Ecco. Addirittura l'altro giorno praticamente mi sono confessato con un prete che addirittura io cercavo di mantenere i toni più placati possibile, perché se no mi devo confessare praticamente quello che sto facendo in confessione. Praticamente, sui vaccini. Cioè lui ha cercato di convincermi a me in confessione sui vaccini. Cioè rendiamoci conto. Sì, Naturalmente adesso lasciamo stare un attimo la storia dei vaccini che è spinosa, la. che è molto spinosa, però effettivamente sono preti che ti lasciano parlare e intervengono sempre meno. Questo credo anche dalle testimonianze di mia madre che ha conosciuto bene la Chiesa preconciliare, è questa cosa, è una cosa tipica del post-concilio. Dove probabilmente già nei seminari hanno cominciato a insegnare ai preti di non fare troppe domande, di non parlare troppo, di lasciare parlare soprattutto il peccatore, e alla fine è finito che i preti non parlano più. Tu confessi i tuoi peccati se vuoi, se non vuoi non glieli dici neanche tutti, e la cosa finisce lì. Intendiamoci però, la confessione è sempre valida, perché il Assolutamente. sacramento è sempre valido, eh? Non è che se tu vai da un prete scarso che non sa confessare. La Bravo. confessione, no, questo lo dico per gli ascoltatori, che vai da un prete scarso che non sa confessare, oppure peggio ancora, che è un poco di buono, la confessione non è che la confessione per questo non diventa invalida, la confessione è sempre valida. Sono sicuramente confessioni che, come diceva mia madre, non danno soddisfazione. Non danno soddisfazione. O non danno quel sostegno spirituale che dovrebbero dare, però in sé è valida, cioè i tuoi peccati li hai Questa è confessati una come cosa se che è fossi davanti a importante che hai Dio. specificato, bravissimo. Il prete moderno non sente alcun bisogno, in un altro posto è scritto, il prete moderno non sente alcun bisogno di chiedere aiuti soprannaturali per malattie, epidemie, catastrofi. Infatti, mentre San Carlo Borromeo, San Giovanni Bosco uscivano, facevano processione, cosa c'era? Questa chiesa si è chiusa dentro praticamente, ha chiuso le chiese, ha chiuso tutto Bene, praticamente, bravo. E beh, qui ti tocchiamo un si è punto essenziale, barricato. Sì. che non credono più al soprannaturale. Perché il prete Ma un prete che non moderno, crede più al soprannaturale e quindi anche a eventuali interventi soprannaturali divini, o per punire o per salvare, un prete che non crede più al soprannaturale ha sbagliato mestiere, perché un prete dovrebbe occuparsi innanzitutto di ciò che è sovrannaturale, perché voglio dire che cos'è la religione cattolica, cosa si occupa la religione cattolica del soprannaturale? Tutte le religioni in un modo o nell'altro affrontano il problema del soprannaturale. Che cos'è chi è che colui che nega il soprannaturale? Il laico, cosiddetto laico di oggi, il laicista, l'umanista, il naturalista, nega il soprannaturale perché non ci crede, no? L'agnostico, l'ateo negano il soprannaturale. Ma se un prete, non parla del soprannaturale ed esclude che ci siano delle cause soprannaturali per quello che accade, vuol dire che è un prete che non crede nel soprannaturale, quindi è un prete secolarizzato, è un prete laicizzato, è un prete che non ci crede più veramente, no? Loro credono che tutti i fenomeni siano naturali, perché? Perché non credono più al soprannaturale.
Sì, mo siamo Non credono più arrivati. all'intervento sovrannaturale di Dio, come non credono più nemmeno all'intervento preternaturale del demonio. Come ha detto Come siamo il capo dei arrivati. gesuiti, il demonio è solo un simbolo, no? Quindi il demonio non ci credono, nemmeno Dio ci credono, e quindi tutto ciò che accade ha motivazioni solamente naturali, per cui Proprio. si affidano alle scienze naturali per avere tutte le spiegazioni. Allora loro cosa ci stanno a fare? Loro che dovrebbero rappresentare la scienza sacra, la Bravo. teologia, Bravo. dare delle spiegazioni che vanno al di là di tutto ciò che è naturale, cosa ci stanno a fare? Bravo. Ha sbagliato mestiere. Bravo. Se non ci credono loro nel soprannaturale, Chi ci deve credere? hanno sbagliato Infatti. mestiere. Da chi andiamo? Cioè, voglio dire, di cosa Bravo. si occupano loro se non del soprannaturale? Bravo, bravissimo. Bravissimo, soprattutto perché Quindi, adesso voglio dire, abbiamo. hanno sbagliato mestiere. Cioè, è gente veramente messa male, no? È Siamo gente messi che non male. capisce niente, come cavolo fanno questi che sono i gestori del sacro e del sovrannaturale, che non parlano più di sovrannaturale, non parlano più di sacro ed escludono persino che vi siano delle cause sovrannaturali. Magari in passato si può anche aver esagerato in questo, eh? Non è da escludere che la Chiesa del passato abbia esagerato nel vedere tutte le cause come direttamente legate, tutti i fenomeni come direttamente legati a cause sovrannaturali, ma escludere completamente che alcuni fenomeni possono avere anche cause sovrannaturali ed escludere l'intervento sovrannaturale sovrannaturale di Dio, se tu fai questo, se un prete fai questo, allora sei un cattivo prete, perché vuol dire che non ci credi. Non ci credi. Non puoi escludere se sei un cristiano, se sei un cristiano, se sei un cattolico, figuriamoci se sei un prete. Soprattutto oggi vediamo il vitello d'oro del vaccino. Ormai il vaccinismo, la chiesa igienista, quando devi andare in chiesa, Sì. naturalmente per chi va, si deve infettare le mani, Ma ti sarà rincorrono. gigante, cose, cioè, ma museruole varie, eccetera. Perché il prete moderno crede nella scienza moderna, che ha proseguito, cioè le cause naturali, non sovrannaturali, cioè le cause fisiche e non metafisiche. Che tra l'altro non si escluderebbero affatto a vicenda. Ogni fenomeno può avere infatti al contempo cause fisiche individuabili dalla scienza e più profonde cause metafisiche. Il Esatto, loro premoderno. nel metafisico, cioè in quello che è oltre la fisica, che è poi sovrannaturale, non ci credono più. No, Ma assolutamente. un prete che non crede nel sovrannaturale, che non crede nel metafisico, no? Non crede nella teologia, non crede diciamo, nel contenuto della teologia, quindi innanzitutto in Dio, e non crede e che non ha metafisica, che prete è. È un Certo. prete che vive in un naturalismo che potrebbe essere quello di un ateo o di un agnostico. Bravissimo, bravissimo. Il prete moderno infatti non chiede di fare penitenze. Infatti molti mi chiedono, ma com'è che praticamente nessuno ti sostiene in questa crociata davanti agli ospedali che ormai fa da anni? Cosa c'è? Ma non posso sostenere, perché infatti tu l'hai scritto, il prete moderno non chiede di fare penitenza, là si fa penitenza, riparazione, espiazione. Quindi è chiaro No, che no, non lo praticamente chiede più. non ci potrà mai essere nessun prete che verrà con me davanti all'ospedale. E infatti Ma allora, comunque. intanto tu devi pensare che si chiedeva di fare penitenza perché si considerava l'uomo peccatore. Ma se escludono il peccato originale Bravo. e poi anche gli altri peccati, si dice che l'uomo non ha colpa, che l'uomo è nato immacolato, che l'uomo non commette mai, che Dio non punisce mai gli uomini. Che motivo c'è di chiedere Bravo. di fare penitenza? Non c'è più motivo, no? Bravissimo. Logicamente. E loro non chiedono più di fare penitenza, perché non credono più che Dio possa punire gli uomini, il timore di Dio è stato completamente escluso, si deve parlare solo dell'amore di Dio, della Bravo. misericordia, della misericordina, di Bergoglio e di tutte queste cose qui. È la misericordina di quelli che vendeva la misericordina, eh? Quindi la misericordina di Bergoglio, per cui alla fine siamo tutti l'inferno, no? L'inferno forse non c'è, persino Wojtyla nel suo Varcare la soglia della speranza. Seppure solo come ipotesi, bisogna affermare che l'ho detto solo come ipotesi, però comunque grave lo stesso, riprende la dottrina, dove vai? Riprende No, sono ad accendere la la luce, sono dottrina, ad accendere la luce, sono ad accendere la luce, riprende la veramente. dottrina dell'epoca catastasi di Origene, sostenendo
forse le anime dannate non sono destinate a dannarsi per l'eternità, Bravo, bravo, bravo. sostenendo che noi non sappiamo chi e se qualcuno e per quanto tempo può essere destinato ai tormenti Bravo, eterni. Quindi di fatto anche questa tesi origeniana che era stata condannata dalla Chiesa è stata ripresa da Papa Wojtyła, seppure come dottore privato, nel suo libro Varcare la soglia della speranza, anche se bisogna dire l'ha fatto la ripresa solo a mo' di ipotesi. Però se sai che è un'eresia non dovresti riprenderla tu, pontefice, neanche a mo' di ipotesi, no? bravo, Quindi bravo, bravo. l'idea che noi non sappiamo se c'è qualcuno all'inferno e se è condannato per sempre, no? Sono cose che sono già state stabilite dogmaticamente, quindi non è assolutamente sbagliato parlarne anche solo per ipotesi, come fece Papa Wojtyła nell'imbarcare la soglia della speranza. Poi infatti è continuato, infatti convinto che Dio non punisca i peccati dell'uomo. Infatti l'atto loro, Dio mi prende e mi tolgo tutto il cuore perché peccando mi dai i vostri castighi. Quei vostri castighi erano ormai nessun prete più fa recitare l'atto dolore. Io molte volte vado a confessarmi e poi mi devo dire io per fatti miei, l'atto loro me lo devo dire in silenzio. Non danno manco più la penitenza. Ma Addirittura guarda, secondo me l'altro loro giorno. Scusami Martino, l'altro giorno. il problema di questa gente è che non credono nemmeno più nel peccato originale. Bravo. Cioè io li vedo molto, molto pelagiani, no? Pelagiani, scusami. Li Bravo. vedo molto pelagiani. Cioè di fatto loro non credono che il peccato originale abbia corrotto l'uomo, abbia macchiato l'uomo, anche se comunque continuano a dare il battesimo, per fortuna. Non ci credono, credono che l'uomo sia buono, che l'uomo sia nato buono. No. Quindi Che non ha bisogno di redenzione, quindi non ha bisogno di redenzione, eccetera. E soprattutto praticamente come penitenze non danno praticamente le penitenze che ad esempio un santo sacerdote dei francescani Immacolata, padre Rosario cioè anche, Maria scusami un Nieppe. attimo solo, anche il discorso dell'apocatastasi di Papa Wojtyła, no? Anche il discorso dell'apocatastasi di Papa Wojtyła è tipico di questa mentalità, per cui alla fine ci salviamo tutti o quasi, anche se lui bisogna dire che l'apocatastasi l'ha ripresa solo come ipotesi e in quanto dottore privato nel suo libro, però insomma c'è questa visione, no? C'è questa visione secondo cui alla fine l'uomo non è macchiato dal peccato originale. Ma se l'uomo non è macchiato dal peccato originale, allora che cosa è venuto a fare Cristo? Bravo, Cioè, noi ci, bravissimo, secondo la dottrina bravissimo. cattolica, poi uno può non crederci, per carità, ma io non sto mica dicendo che bisogna obbligare le persone a crederci se non ci credono. Uno ha tutto la libertà di non crederci, però una volta che sei un prete, in teoria dovresti crederci, no? Coerenza vorrebbe che tu ci credessi. Allora, coerenza vuole che i preti ci credano, no? Ecco, io ho l'impressione che ci sia un pelagianesimo di ritorno. Pelagio era questo monaco irlandese che sosteneva che l'uomo non è stato corrotto dal peccato originale e quindi può con le sue sole forze imitare Cristo e salvarsi da solo. Questa dottrina fu aspramente contestata da Sant'Agostino, perché Sant'Agostino intravide il pericolo che il sacrificio di Cristo e la sua risurrezione, la fede nel sacrificio di Cristo e nella sua risurrezione, diventassero semplicemente un optional, no? Diventassero semplicemente un'opzione non più fondamentale, in quanto appunto qualsiasi uomo può con le sue sole forze. Anche se era un rigorista Pelagio, no? Gli attuali pelagiani non sono rigoristi, sono dei pelagiani senza rigorismo. Ma insomma, questa idea che ci sia una bontà dell'uomo, che l'uomo non sia corrotto dal peccato originale, è parecchio forte nella Chiesa modernista e conciliare. È molto forte, no? È Bravo. molto forte. E qui c'è questa fiducia nell'uomo, questo ottimismo già da Giovanni XXIII, questa fiducia nell'uomo, nel progresso, nell'ottimismo.
Perché? Perché questi non credevano più al peccato originale, di fatto. Infatti la questione, poi la dibatteremo, la questione importante, quello che è la mia attività principale, cosa c'è, è la questione del limbo dei bambini abortiti, praticamente, con la questione del battesimo dei bambini non nati, le rosarie dei bambini non nati, su questa questione, a vogli voi diuani. Così con là e c'era, non ne parliamo. Gli attacchi che ho ricevuto in questi ultimi anni, ferocissimi su questa questione, ferocissimi. Però io mi sono tenuto a San Tommaso d'Aquino, a San Pio X, a Pio XII, e non certamente la commissione praticamente teologica internazionale del caro Josef Ratzinger, che nel 2007 ha detto praticamente che il limbo non esiste, praticamente il limbo non esiste, non esiste. Nel 2000, perché bisogna dirle queste cose, bisogna dirle, qua ci sono E quindi che cosa eresie vuol dire questo? Che vanno tutti altissime. all'inferno? Che vanno tutti in paradiso? Cosa vuol Vanno tutti in dire? paradiso, praticamente, quello che faccio davanti allo spada, che serve? Praticamente è umanitarismo, cosa c'è? Invece una ragazza, e ne ho convinte decine, a non Sono abortire, neopelagiani. hai capito? Non abortire, quel bambino non soltanto nasce, ma ha la possibilità con il battesimo di diventare figlio di Dio, solamente con il battesimo da vivo, non da morto. Queste sono eresie pesantissime. Vabbè, Continua. certo, E infatti ma ripeto, se comunque. loro non ci credono più, non ci credono più, Certo, è purtroppo. chiaro. Che Dio non punisca peccati l'uomo in questa vita, dubita persino che li punisca nell'altra, quello dopo la morte. Quindi praticamente non c'è manco il purgatorio, cosa c'è? Siamo tutti quanti bravi, buoni, eccetera. E tutti andiamo nel paradiso di Bergoglio. Anzi, per dire tutta, dubita pure che esista una vita dopo la morte. Se poi anche Beh, non so se vivesse. tu hai sentito i funerali, senti qualche funerale di oggi, no? È così a Milano, ma credo che sia un po' così ovunque. Quando parlano, allora è giustissimo dare una parola di conforto ai parenti, no? Del defunto o della defunta. Quindi è chiaro che un prete che ti dice: no, tuo padre, tua madre, tua sorella, tuo fratello, tuo figlio è all'inferno, è chiaro che non può fare così. È chiaro che bisogna dare una parola di conforto. Però con una sicurezza, tu dici, chi gli dà quella sicurezza? Molti preti oggi al funerale dicono: è sicuramente in cielo. Allora, io posso capire una parola di conforto, ma sono sicurezze che nessun prete può avere. Bravo, Ecco. bravo. O Vedete così? conoscevano così bene la vita del defunto, per cui sono certi. Nemmeno loro possono essere certi. Ma nemmeno, cioè, Faccio solo Dio può un esempio conoscerlo, banale. Mia madre è stata credo, un'ottima donna, un'ottima cristiana da tutti i punti di vista. Ma io non posso essere assolutamente certo che sia in paradiso, no? Bravo, Perché alla fine è Dio che decide, no? È Dio bravo. che decide. Questi invece tranquilli, anche gente che non conoscono, ha sicuramente in cielo, ma chi l'ha detto che è in cielo? Cioè, Bravo, per dire, per essere sicuro che è in cielo, dovresti essere sicuro che tutti si salvano, no? bravo, Quindi tutti si salvano, buoni, cattivi, tutti si salvano. si E salva. invece non è così. E invece non è così. Per la dottrina cattolica non è così. Poi se uno non è cattolico può pensarla come vuole. Io non sto dicendo che noi dobbiamo imporre il nostro modo di vedere a chi non è credente. Ma se sei un prete, non puoi pensare diversamente, Bravo, altrimenti che prete sei? Cioè, bravo. se tu sei un prete e non conosci la dottrina cattolica e dici delle cose che sono contrarie alla dottrina cattolica, sei un pessimo prete, Bravo. come sei un pessimo cristiano. Poi uno ha tutto il dovere di dire: no, io non ci credo, ha tutto il diritto di dire: io non ci credo, per me sono tutte balle, va benissimo, però non fai il prete. Bravo, bravo. Se poi anche vi credessi, il prete moderno nasconderebbe questo pensiero, perché al giorno d'oggi è estremamente impopolare. Bravo, questo è. Nulla infatti fa più reperonato un agnostico del parlare di punizioni divine. Infatti, questo è il prete moderno, Terribile, infatti. terribile parlare di punizioni divine per loro. Perché niente fa Infatti. infuriare più gli atei e gli agnostici di un prete o anche di un cristiano che parli di punizioni divine. Infatti, io mi ricordo nel 2017 io parlai di Fatima e fu attaccato, massacrato sul sito Gayburg, mi ricordo. Sì. Il prete moderno, infatti, un uomo di Vito mondo, che si Gayburg sta. mi cita spesso e sono ormai diventato un loro punto Sì, di riferimento. infatti, non ho letto. Ecco. No, Infatti. ma, certo, ma non c'è niente che fa arrabbiare un ateo e un agnostico quanto sostenere che Dio possa punire. Ma siccome Dio punisce, perché nella Bibbia, no, è evidente, ci cita innumerevoli casi in cui Dio ha punito, ci sono innumerevoli casi in cui Dio ha punito, quindi escludere che Dio possa punire non è cattolico. Che poi non cattolici possono arrabbiarsi per se noi diciamo che Dio pune, a noi non ce ne frega niente, no?
anche loro ci fanno arrabbiare per altre cose. Quindi noi dobbiamo, noi e i preti dobbiamo avere il coraggio di dire per la nostra religione, per la nostra fede, Dio punisce. Non è detto che tutto quello che avviene sia una punizione di Dio, però Dio sappiamo che per fede può punire. Il E per questo prete la Chiesa ha sempre insegnato, oltre all'amore di Dio e per Dio, il timore di Dio. Dio va un po' temuto, hanno sempre sostenuto i preti. Dio è amore, Dio va amato, ma va anche un po' temuto. Il timore di Dio se lo sono messi completamente da parte. No, Dio è buono, Dio salva tutti, anche se magari non lo si dice esplicitamente. Forse anche le anime dannate non saranno per sempre all'inferno, vedi Papa Wojtyla. Cioè questo buonismo, no? Che viene fuori, salvo poi contraddirsi. Perché? Perché il modernista si contraddice sistematicamente. Uno come Bergoglio che parla misericordina, misericordina, misericordina. Poi è andato in Sicilia a parlare dei mafiosi, mafiosi, maledetti, bastardi, non ha detto bastardi, finirete tutti all'inferno. Ma come? Se mi hai detto che prima che Dio che è misericordioso con tutti. Chi c'è la misericordina? Perché con i mafiosi non ci deve essere la misericordina? Perché i mafiosi fanno schifo? Sì, certo, i mafiosi fanno schifo, ma ci sono anche altri che non sono mafiosi che fanno schifo. Quindi non vedo perché. Cioè, ma si contraddicono perché il modernista non usa la ragione. Il Bravo. modernista ha una È in fede priva di contraddizione contenuti perenne, solidi e permanente. non utilizza la ragione, per cui ci dice che A. E il contrario di A sono la stessa cosa. Un giorno ti dice A, un giorno ti Bravo. dice il contrario di A e ti dice: ah, Bravo. io sono coerente e dico sempre. No, non è vero, tu ti contraddici continuamente Bravo. Bravo. perché la ragione è stata ancella della teologia e della fede, è stata messa completamente da parte. La logica stessa, aristotelica, che se A è uguale a è uguale ad A, non può essere diverso da A. Ti faccio un Loro esempio. invece un giorno dicono una cosa e un giorno dicono un'altra. Bravissimo, bravo Martino. Tu ti ricordi, no? Ti ricordi quando più volte, per citare gli ultimi pontefici, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno inveito contro il relativismo, soprattutto Benedetto XVI, dicevano relativisti, 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 avevano ragione, accusavano la Chiesa e il mondo di cadere nel relativismo. E poi andavano a pregare nelle moschee e nelle sinagoghe, e che cosa facevano se non diffondere il relativismo? Bravo, Il bravo. relativismo religioso, il relativismo teologico, no? Quindi, in definitiva, sono tutta una contraddizione, perché non Bravo. c'è più una coerenza dottrinale. Il Bravissimo, modernismo e il bravo. neomodernismo hanno fatto saltare Bravo. la coerenza dottrinale. Bravo. Mettendo al centro l'uomo, hanno fatto saltare la coerenza dottrinale. Bravo. Sono passati dal teocentrismo all'antropocentrismo ed è saltata la coerenza dottrinale. Per cui loro si sentono liberi di dire un giorno che A è uguale a B e il giorno dopo che A è diverso da B. È tutto così, è tutto un atteggiamento così schizofrenico. Non Bravo. c'è più una coerenza. Non c'è più. E Bravo. allora che cosa fanno? Sempre un colpo al cerchio e uno alla botte? E Bravo. naturalmente il papolatra, il clericale papolatra, che non è cattolico, ma è clericale papolatra, cioè non deve il giusto rispetto che si deve all'autorità dottrinale del Papa, ma idolatra la figura del Papa, che esso si chiami Bergoglio, che si chiami Ratzinger, che si chiami Wojtyla, che si chiami quelli prima di loro. Allora questo papolatra si attacca sempre alle cose buone, no? Per cui se un pontefice dice un giorno una cosa che sconcerta, e l'altro giorno una cosa buona, però ha detto quella cosa buona lì, e gli basta, Bravo, perché deve bravo, rassicurare se stesso. Con bravo, Bergoglio, però, questo meccanismo che andava bene con Wojtyla e con Ratzinger, e bravo. probabilmente anche prima con Montini e Roncalli, salta. Perché? Perché Bergoglio non dà più un colpo al cerchio e uno alla botte, non dice Meno più una porcata e una cosa buona, male, ma dice 10 porcate e una cosa buona. E allora meno diventa difficile attaccarsi alla cosa buona. male. Quindi Bene, bene. Bravo. questo meccanismo del colpo al cerchio e del colpo alla botte è stato fatto saltare da Jorge Mario Meno Bergoglio. male, Per grazie a questo, in Dio. un certo senso, è provvidenziale. Bravo. Perché se oggi il cattolico medio non esce dalla papolatria e capendo la crisi della Chiesa adesso, non la capirà più, nemmeno con Ebba Bonino Papessa.
Perché tra Bergoglio e Mabruino Papesso poi non è che ci sia, l'ha detto lui che è una grande italiana, no? Quindi potrebbe, non c'è una enorme differenza, c'è sicuramente più differenza tra Pio XII e Bergoglio che di quanto ce ne sia tra Bergoglio e Labonino. Certo, è Quindi chiaro. se un domani facessero Papessa Labonino, quelli che difendono Bergoglio difenderebbero anche Labonino. Certo, è chiaro. Ti volevo dire una cosa, ci sono due episodi di questo, di questa cosa che ti ho detto, della contraddizione permanente dei preti. Praticamente c'erano stati due preti che quando ho registrato la situazione, tutti quanti erano contenti, felici. Oh, presidente, presidente, presidente. Appena praticamente ho proposto di venire a dire Rosario, praticamente la sera, no, tu stai zitto, così qua. E uno di due ti ha detto, dicimmo tante cose, noi dicimmo tante cose, e poi il giorno dopo cambiamo subito versione, capito? Subito, proprio l'applicazione pratica di quello che hai detto, proprio l'applicazione pratica. Il prete moderno, infatti, è un uomo di mondo, che sa stare al mondo e capisce come le cose del mondo. Infatti, loro mi dicono sempre a me, io capisco come vanno le cose al mondo, Sono capisco, mondani, sono mondani, Ecco, sono preti mondani. come diceva Don Abbondio, sto facendo i video con Anna Chiara, con gli altri, sto Sono preti facendo secolarizzati, desacralizzati e mondani. i video. Sì, poi mi si sposti, come diceva Don Abbondio, a Renzo, io so come è il mondo, so come è il mondo, so come è il mondo. È talmente effettivo sul mondo, su questo mondo, che ha persino dimenticato il senso dell'altro. E per questo deve riempire il suo profondo senso di inutilità, la sua inautenticità di sacerdote desacralizzato. Parlava di umanismo, umanitarismo, diritti, migranti, accoglienza, dialogo, solidarietà, lotta criminale organizzata e via dicendo. Si reinventa come assistente sociale. Ecco qui. Tutti quanti mi dicono, io non Sì, vado a fare assistente sociale, io vado a fare il militare davanti all'ospedale. No, assistente alcuni di loro, tu dici, dovevano fare il sindacalista, l'assistente sociale, sociale. il politico, se sono un po' più intelligenti, magari anche il sociologo, Bravo. Bravo. ma dici, ma che cavolo, lo psicologo? Bravo. Ma hanno sbagliato carriera, Sì, eh? il sociologo, Sociologo, lo psicologo, l'assistente l'antropologo, sociale. Tutte cose che potevano e fare benissimo, ma che non c'entrano nulla con la carriera religiosa, con la carriera, scusami, con la vocazione religiosa, che dovrebbe invece avere un contenuto prevalentemente spirituale e rimandare a qualcosa di soprannaturale. Perché se io vado in chiesa, voglio qualcuno che mi parli del soprannaturale. Se non sono interessato al soprannaturale, in chiesa non ci vado, no? Quindi chi non è interessato al soprannaturale, in chiesa non ci va. Ma se vai in chiesa, tu vuoi qualcuno che ti parli del sacro, della Bravo, trascendenza, del bravo, sovrannaturale, no, dei misteri, che ti parli di Dio, che ti parli di Cristo e tutto il resto. Non lo trovi oggi, rischi di non trovarlo. Trovi no, l'assistente rischi, no, sociale, trovi il non politico, trovi il lo sociologo, trovi lo psicologo, trovi il antropologo. sindacalista, poi il sindacalista non ne parliamo nemmeno. Il sindacalista, quello che accoglie gli immigrati. E tutte queste cose qui. Cioè loro si buttano nel fare, si buttano nel fare Bravo. perché la contemplazione non sanno più che cosa sia. E che cosa possono contemplare se non hanno né fede né dottrina? Non possono contemplare un bel niente. E allora si buttano nell'azione, no? Fanno tante cose, la fanno passare per carità, ma in realtà non è poi vera carità, e fanno tante cose. Ah, come si dà da fare quel prete? Ma come bravo, ma guarda come si dà da fare, no? È sempre lì che fa questo, fa e quella. Ecco, dovrebbe magari fare un po' meno, pregare un po' di più, contemplare un po' di più e soprattutto dare delle risposte ai parrocchiani. Perché se io vado in chiesa, vado per cercare il soprannaturale, vado per cercare il sacro, vado per cercare la trascendenza, vado per cercare Gesù Cristo, altrimenti non ci vado, altrimenti non ci vado. Bravo. Nessuno mi obbliga ad andare in chiesa, però se vado in chiesa io vorrei trovare qualcuno che mi parli di queste cose. Invece trovo lo psicologo, il sociologo, l'assistente sociale, il sindacalista, il politico immigrazionista e tutte queste cose qui che non mi interessano, non mi interessano. Bravo. E Perché sono tutti sulla dimensione orizzontale e non più verticale, bravo. cioè hanno perso la dimensione verticale, la dimensione della trascendenza. Avendo perso questa dimensione della trascendenza, necessariamente sono appiattiti sull'immanenza. Cioè diciamo sull'orizzontale e non più sulla verticalità. Quindi in realtà appunto sono mondani,
non perché necessariamente facciano cose, diano la bella vita, alcuni magari anche sì, ma si diano la bella vita e i piaceri del mondo, ma perché hanno perso il contatto con ciò che è oltre. Hanno perso la dimensione verticale e si occupano solo della dimensione mondana, terrena, orizzontale. Il lavoro, cose, eccetera, i problemi di questo mondo. Assista ciò Sì, e profana per con. giunta se ne occupano spesso anche male, perché Sì, quando si sì. mettono a fare gli immigrazionisti, Sì. lavorano contro loro stessi, perché è Bravo. chiaro che più arrivano persone di altre religioni, in Italia, in Europa, più arrivano persone di altre religioni e poi sarà difficile per il cattolicesimo riconquistare eventualmente l'egemonia. Diventerà una delle tante religioni. Bravo. Quindi questi signori che fanno immigrazionismo giocano contro la Chiesa, non a favore della Chiesa. Questo No. non vuol dire che non si debba esercitare la carità anche nei confronti degli immigrati. Ma loro non vogliono esercitare la carità nei confronti, loro fanno da pompa aspirante, come ha fatto Bergoglio quando è andato a Lampedusa. Venite tutti qui, il segnale è quello lì. Cioè far invadere l'Europa da persone che solo in piccola parte sono cristiani e in parte ancora minore sono cattolici. Tutti gli altri sono musulmani, indù, buddisti, animisti africani, e che un cristianesimo non c'entrano nulla. E quindi il cristianesimo in prospettiva diventerà una religione sempre più minoritaria in Europa. Allora, queste persone lavorano con Bergoglio in primis, che parla addirittura di meticciato, non lavorano per il cristianesimo, ma lavorano contro. Pensiamo a quello che fece la Controriforma per non far entrare il protestantesimo in Italia, per impedire che il protestantesimo attecchisse in Italia, il protestantesimo. Questi invece vogliono l'arrivo di milioni di musulmani o di altre religioni, animisti, musulmani, eccetera, come se fosse niente. Possiamo capire come tra quella chiesa della Controriforma del Concilio di Trento e questa chiesa vi sia un abisso anche dal punto di vista dell'accettazione o non accettazione sul nostro territorio di masse di persone nuove. Ecco, è chiaro che c'è un capovolgimento, non c'è stato solo un cambiamento, c'è un capovolgimento. La Chiesa di una volta faceva di tutto per impedire che attecchissero religioni non cattoliche in Italia, in Europa. La Chiesa di oggi fa di tutto per richiamare masse che credono in religioni diverse da quella cattolica, perché il cattolicesimo in futuro sia sempre più minoritario e quindi conti sempre di meno. Questa è una vergogna, è un tradimento, è un tradimento, è uno dei tanti tradimenti di Bergoglio, ma non solo di Bergoglio. E poi comunque un suo assista ciò profana con dosi massicci di umanismo altrettanto profano, e quindi in quanto maestro in senso civico, che cosa fa? Se arrivano le epidemie si chiudono le chiese praticamente, e poi E invece. concludiamo e poi riprendiamo alla prossima bellissima diretta, Martì. In sintesi, questo è un altro articolo praticamente che va analizzato, però voglio dire, la psicosi da coronavirus, di cui la classe dirigente del paese è prima vittima, prima ancora della gente comune, è il prodotto della nostra malattia collettiva che è mentale e non virale. Poiché non crediamo più all'eterno, ma solo al finito e al transeunte, la morte viene il nostro grande innominabile tabù. E tutti quanti praticamente hanno messo, se ormai viviamo nel Dio vaccini. Ecco, fammi dire due parole su questo e concludiamo. Sì. Allora, il problema è molto semplice, cioè non è complesso, non è semplice, ma la cerco di dirlo in modo molto semplice. Allora, è evidente che quando la religione non è più importante nella vita delle persone, la paura della morte aumenta. Perché, come hanno notato anche gli psicologi e i sociologi, anche non credenti, l'angoscia della morte, in una persona credente c'è, perché c'è sempre, ma è più contenuta ed è più limitata. È evidente che la secolarizzazione, la desacralizzazione, la scristianizzazione che va avanti, che è ormai plurisecolare, ma che negli ultimi decenni è diventata sempre più un fenomeno sempre più di massa e alla quale ha contribuito anche l'arachiri della Chiesa conciliare, della Chiesa cattolica, è evidente che questa desacralizzazione, questa perdita della fede, contribuisce genera maggiore paura della morte. Quindi la gente ha più paura di morire, la gente che non crede
ha più paura di morire rispetto alle persone che credono. Quindi, essendosi secolarizzata l'Italia, l'Europa, il mondo occidentale, potentemente, la paura della morte sarà sempre più grande. Quindi la paura delle epidemie, la paura della morte. I preti che hanno chiuso le chiese, anche loro, che non sono andate a dare l'estrema unzione, che hanno rifiutato o hanno accettato di non fare i funerali cattolici, lo hanno fatto perché anche loro hanno una terribile paura della morte. Ma perché hanno paura della morte? Hanno paura della morte perché non ci credono più. Bravo. Cioè, è giusto che anche il prete abbia paura della morte, non si può pretendere che siano tutti dei martiri, no? Però dovrebbe essere una paura della morte contenuta dalla sua fede nel soprannaturale. Ma siccome la fede in Cristo nel soprannaturale non c'è più o c'è poco, evidentemente sono anche loro terribilmente spaventati. Grazie Martì, grazie di cuore di questa bellissima Figurati. diretta, è un piacere parlare con te. Grazie a te. Un'Ave Maria. Anzi, un eterno riposo per la santa anima di tua madre, praticamente, tua madre. Grazie. Riposo, alleo Grazie. Signore, spera la luce perpetua, riposi in pace. Grazie. Amen. Amen. Ciao amico mio, ci sentiamo e Grazie, grazie grazie, mille. Ciao, a grazie. prestissimo. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.